Fare il compostaggio domestico è più semplice di quanto si possa credere, basta rispettare alcune piccole regole per fare il compostaggio. Domestico. Il compost è un fertilizzante naturale che è molto utile per il nostro giardino, orto o i nostri vasi. Potrete produrlo facilmente in casa, senza dover più preoccuparvi della pattumiera dell'umido, che si ridurrà al massimo. Dovrete seguire delle piccole regole. Cos possiamo utilizzare e come produrre il compost. Il compost deve provenire. Materiali che possiamo considerare come scarti organici. Non tutto può essere utilizzato, vediamo cosa dobbiamo non deve mancare. Avanzi di frutta e cibi crudi. O cotti, filtri di tè, fondi di caffè, tovaglioli di carta, piante da vaso, terriccio, peli e piume, truccioli di legno, fogliame ed erba. Tagliata, scarti dell'orto, cenere. Vanno inseriti con moderazione perché a lenta degradazione. Pesce, carne, bucce di agrumi, fogliame di alcuni alberi come quercia, castagno, pioppo, betulla, noce e... Assolutamente non devono essere inseriti gusci di noce, noccioli, ossa a causa della lenta decomposizione, carta inchiostrata o plastificata, tetrapack, tessuti. Tinti soprattutto se di materiali sintetici deiezioni animali perché attirano topi, insetti, hanno forti odori e comunque... potrebbero aggiungere acidità non necessaria, dove andremo a versare il compost. In generale, maggiore la varietà, migliore sarà la resa del compost. Dobbiamo tener conto del rapporto carbonio-azoto. Il primo deriva da materiali non verdi. L'azoto può derivare da fogliame, scarti freschi dell'orto. Troppo azoto provoca cattivi odori, mentre troppo carbonio rallenta il processo. Dobbiamo quindi bilanciare perfettamente, per permettere ai microorganismi di decomporre la materia. Esistono diversi metodi, ma tendenzialmente ne conosciamo. 3. Cumulo. Si tratta del metodo più semplice e celere, perché mantiene il composto aerato, ma richiede molto spazio. Si utilizza un'area triangolare di base 1 metro, lungo 1 metro e mezzo per un'altezza di 80 cm. Buca. È il metodo che diciamo si nasconde alla vista, ma che richiede molta manutenzione. Per prima cosa si devono evitare ristagni d'acqua ed occorre arieggiare spesso, per evitare che il materiale marcisca, creando cattivi odori, vanificando i lavori. Compostiera. Probabilmente la scelta ideale per l'ambiente domestico. Si tratta di una sorta di bidone, spesso dal design accattivante, in grado di ridurre gli odori tipici del compost e permette di avere tutto in un piccolo spazio. Infatti, possiamo acquistare una compostiera delle dimensioni più comode per le nostre esigenze. Se non optate per quest'ultimo metodo, dovete scegliere un luogo che sia riparato d'estate ma al sole d'inverno, privo di ristagni d'acqua. Tutti i problemi evitabili con la compostiera. Umidità, rivoltamenti e uso del compost. Come abbiamo detto, non vi devono essere ristagni d'acqua, ma non deve neppure essere secco. Quindi se prendendo in mano un po' di materiale, mentre lo premiamo vediamo che perde acqua, aggiungiamo materiale secco. Al contrario occorre bagnare inumidendo, senza esagerare. Inoltre, deve essere ossigenato rivoltando ogni 2 o 3 settimane, aggiungendo materiale nuovo oppure ogni 2-5 mesi in base al clima se non aggiungiamo nulla. Infine, il compost è utilizzabile dopo 6-9 mesi, ma è migliore se lo lasciate maturare dai 9-12 mesi. Quest'ultimo è il più indicato per le piante in vaso. Il suo uso è molto semplice, dovrete mischiarlo con la terra intorno alla pianta che desiderate fertilizzare.